abbiamo questo, sì, c'ho questa spilletta, non vi leggo tutta, questa è la lettera che è stata letta a Mattarella l'altro giorno prima di Davide, però giusto i punti salienti di quello che è un percorso che è cominciato e sta diventando sempre più interessante e più coinvolgente. E, allora, educazione al rispetto di genere e delle diversità sin dalle scuole d'infanzia. Inoltre chiediamo alle nostre istituzioni culturali di impegnarsi affinché, laddove ancora non avvenuto, entro il 2020 i consigli d'amministrazione, le giurie, i selezionatori dei festival siano equamente rappresentati da uomini e donne. Auspichiamo come operatrici dello spettacolo un cambiamento e una valorizzazione nella rappresentazione del femminile che preluda e accompagni una profonda trasformazione dell'immaginario. Infine sosteniamo la richiesta che arriva da più voci e associazioni per la proroga del termine di 6 mesi per presentare querela in caso di violenze, che si riduce a 3 mesi in caso di molestie dal momento in cui si verifica il fatto. Questa è una piccola, proprio è una piccola cosa da una cosa molto grande e che speriamo che coinvolga tutti, uomini prima e donne poi.